anche più, ce ne sono quelle che circondano, parte di quelle che circondano la Medina appunto di Sousse. Esattamente, queste sono le mura della vecchia città di Susa e che raccoglie il Souk e la Medina di Susa attualmente, patrimonio dell'UNESCO. Allora, patrimonio dell'UNESCO, quindi è una medina particolarmente interessante. Ora noi ci addentreremo nel Zegalo delle saline, ma guardate già da tutto da vedete, ancora mura, vero? Ancora mura, ancora negozi artigiani, è un bel paese che se non si conosce molto bene si rischia anche di perdersi, però fa anche piacere perdersi e immergersi in questa medina. Bene, andiamo. Stiamo percorrendo le mura di una moschea. Esatto, è una grande moschea questa. E sempre risalente all'epoca della città di Susa. Questa è una parte, un lato della moschea, che naturalmente è una moschea di oltre 1500 metri quadri. Quindi grandissima, adesso andiamo a vedere anche il fatto, d'accordo? Muore. Non ti avevi purgiva, ma di raxi. All'entrata principale della moschea di Susa, e la moschea ce ne sono tante, insomma, questa, come abbiamo detto, è la più importante, potremmo entrare nel vento da male, ma essendo un luogo di culto, preferiamo rispettare le persone. Esatto. Saremo soggetti a un'autorizzazione particolare che ci concederebbero. Comunque, adesso abbiamo tante cose da farvi vedere e anche di fronte a noi abbiamo la fortezza e il Ribat che risale circa 765 d.C. Poi Affascinante, dobbiamo dire che questa medina è proprio così, è costellata da opere d'arte. entrando di tutti e poi sul patrimonio dell'UNESCO, che sta dice lunga. Io penso anche lo stesso selciato, Eschia fondamentale. Senza dubbio parte del selciato ancora originale. Andiamo. Allora, siamo completamente immersi all'interno di questa medina così fantasiosa, così colorata, così vivace, piena di persone, tanti turisti, ma io vedo soprattutto tante persone del luogo. Quindi, diciamo che la moschea di Sousse è vissuta a 360 gradi anche dalla popolazione autoctona. Esatto, notoriamente i souk dei paesi arabi erano frequentati esclusivamente dai locali, dagli indigeni locali. Naturalmente abbiamo anche un grosso flusso turistico. Qui siamo completamente immersi proprio in quello che è il centro del sud della Libia. Sono le cose che abbiamo già visto, anche altre molto originali, perché poi chiaramente tutti i mercati, diciamo, di italiana, come tutte le medine, il centro appunto della città, hanno anche delle cose tipiche della loro città e della loro zona. Molti, abbiamo fortunatamente ancora molti artigiani che riescono a creare prodotti locali per i turisti.